Come osate chiamarmi dopo Monmouth? Non so a chi rivolgermi. Le nostre spie mi dicono che ci sono degli infiltrati a West Point. Credo vogliano uccidere il maggiore generale Benedict Arnold. Non capisco perché ne parlate a me. Se quell'uomo morisse sarebbe un duro colpo per la causa. Bisogna agire senza che lo sappiano i soldati. La sola idea che i patrioti vengano spiati sarebbe una iattura per il morale e per la guerra. Lo farai? Ci penso io. Ma questa è l'ultima volta. Dove finisce? Pare che suo figlio sia malato. Arnold l'ha mandato a casa. Se sei proprio sicuro, io ho sentito che è scomparso. Ovunque sia, in piazza è un po' più. Facci tu. È così schifo. Non è come Travis che scherzava sempre. So che vuoi dire. Quello nuovo sembra capace di strangolarti nel sonno. Piantala! Vieni!
In nome di... Che fate? Quell'uomo era una spia. Voleva uccidervi, Maggiore Arnold. Cosa? Il generale Washington ha scoperto il piano e mi ha mandato qui. Capisco. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Alcuni uomini stanno andando a consegnare munizioni in un campo vicino. E vanno scortati. Cercate John Anderson al vostro arrivo. Saprà darvi istruzioni. Domande? No. Bene. Maggiore generale Arnold mi manda da voi. Sì? Bene, il capo è lui. Per fortuna sei qui. Come potevamo portare queste casse al campo senza di te? Voi non siete d'accordo? Mi prendi in giro. Dovevamo difendere West Point, di conseguenza Lazio. È vitale, senza dubbio. Quindi perché ci tolgono metà delle armi? Perché non avete protestato con il maggiore generale Arnold? Certo. Ha minacciato la corte marziale per insubordinazione e tradimento. Riesci a crederci? Così seguo gli ordini, per quanto assurdo. Sta scappando! Dovrebbe essere su quella nave! Non mollarlo! Finirei sulla forca! Amico, non sono io il traditore. Se mi lasci andare, ti dirò chi è. Ascolta, ascolta. Girati per 5 secondi e sparirò per sempre. Voglio solo andarmene da questo posto. Senti, amico, stai solo eseguendo gli ordini. Ma le cose non sono come sembrano, devi credermi. Naro, io ne ho molto. Quanto per liberarmi? Sta zitto. Bene, bene, senti, posso rimediare. Dammi una possibilità e vedrai che sono un patriota. Tengo a questo paese proprio come te e te lo dimostrerò. È il traditore? Sì, il maggiore generale Arnold vi darà altri ordini. Va bene, benvenuta, signorina.
Connor. Proprio l'uomo che cercavo. Bene, avete preso il traditore. Ma c'è altro da fare. Ci sono dei barili di polvere da sparo nel forte. Portateli nel magazzino. Andate. State bene? Direi di sì, considerate le circostanze. Voi? Lo stesso, ma manca poco, molto poco. Dobbiamo parlarne al riparo da orecchie indiscrete. Clinton è d'accordo. È fatta. Resta solo da decidere il mio compenso, faccenda della massima importanza per me. Portate questa lettera. Deve arrivare a tutti i costi. Ma state attento. Un errore a questo punto sarebbe fatale. Quando arriveremo alla fine di questa storia, sarete ricompensato, maggiore André. Generosamente. Intendete John Anderson, signore? Sì. Sicuri che non ci seguono? Se qualcuno ci vede, uccidetelo. Fermatevi qui. Tenete gli occhi aperti e avvertitemi se vedete. Sì, signore. Aspettiamo il maggiore André. Thank you.
Signore, certo siamo dalla stessa parte. Quale parte? La parte giusta. Noi sì. Bene. Sono un ufficiale inglese. Non dovete arrestarmi. Un incidente dovuto alla fatica. Non siamo inglesi, amico. E voi siete in arresto. Era solo un test e l'avete passato. Sono un ufficiale delle colonie, in realtà. Ecco i documenti. Valle! Uccidilo e porta la testa al comandante. No, non fatelo. Perquisitelo, invece. Per la miseria. Questo è il maggiore André ed è un inglese. Porta una lettera scritta dal maggiore generale Benedict Arnold. Arnold? Ma è il comandante! Legate subito André e portatelo dal comandante Washington. Io vado da Arnold. Connor, avete finito? O ancora... Spiegatemi. Non so di che parlate. Una lettera di vostro pugno per il generale Clinton e gli inglesi, che conferma la resa di West Point a fronte di una somma di 20.000 sterline. Questo deve essere un complotto ai danni del forte. Io sono un patriota da sempre, Connor. Le mie azioni a Saratoga lo confermano, lo sapete. Spero per voi che il generale Washington concordi. Arriverà qui proprio oggi. Inglesi! Inglesi! Sotto attacco! Forza! Forza! Alla bandiera! Con me! Arnold ci ha tradito! Fottuto bastardo! Pensiamo al forte, poi sistemiamo Arnold. Sì! Prendiamo il forte! Respingetemi! Arnold è riuscito a scappare! Non vogliamo!
Azione, presto! Alla bandiera! Con me! Respingeteli! Vegliacchi! Ce l'abbiamo fatta! Bene! Connor. Era un piano di Arnold, ma è scappato. Non l'hai preso tu? Chi lo farà? West Point è salva e il maggiore André verrà impiccato per i suoi crimini. E Arnold? Noi seguiremo, ma sarà dura. Di chi posso fidarmi? Ora anche gli eroi ci tradiscono. Si raccoglie ciò che si semina.